Domenica 1 novembre all'ippodromo di Vinovo andava in scena l'ultimo impegno di rilievo della stagione per i 3 anni, il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, da sempre considerata la corsa di rivincita del derby, e mai come in questa occasione è accaduto. Partiamo dalla giornata inizialmente uggiosa con una fitta pioggia che fortunatamente smetteva all'inizio del convegno, che faceva sì che nonostante tutto qualche migliaia di persone accorressero per quella che è una delle tappe fondamentali per un 3 anni, forse ancora più del derby. Certamente più sofferta per le due batterie. Batterie che, come accade ormai da qualche anno, sono intitolate ai fratelli Giuseppe e Vittorio Guzzinati. Personaggi che non hanno bisogno di presentazione, di grande spessore ippico, che hanno segnato le pagine più belle del nostro mondo. Sono molto contenta che un premio così importante, soprattutto per dei cavalli giovani, sia dedicato a loro, perché hanno fatto un gran bel lavoro per tanti anni con i puledri. Mio padre, se devo dire la verità, il suo sogno nei cavalli è sempre stato vestire la divisa di Orsi Mangelli. Quello era proprio quello che aveva nel sangue. Poi lui è di Ferrari, Emiliano, e Mangelli era come la Ferrari nelle macchine, insomma. Perciò per lui era il non plus ultra, è riuscito alla fine a vincere anche il derby, tante corse importanti, penso che sia stato il massimo. Saranno 10 anni che non metto piede in ippodromo, però seguo, devo dire, seguo, non come una volta quando ero anche protagonista in pista. Però insomma è sempre bello tornare in questo ambiente. Guzzinati sono la storia dell'ippica, sono stati due fratelli straordinari, mi hanno insegnato molto, ci hanno insegnato molto a tutti noi. La prima batteria veniva vinta dal favorito, il derby winner Charmant de Zac, che sulla pista di casa faceva crollare la tribuna, plasmato da Marcos Morgon e guidato da Antonio Di Nardo. Al secondo posto il regolarissimo Chucky Rock, sull'unica femmina presente, Caramel Club. Charmant de Zac e Antonio Di Nardo, perfetto nell'interpretazione. Il cavallo è al meglio, sta bene, e ha fatto un'ottima corsa sia lui che il driver. E sono contento di come ha approdato la finale. Come diceva Marco, il cavallo è venuto più avanti, l'ho sentito molto più carico rispetto a Roma. Noi diciamo che in batteria abbiamo pescato un numero pessimo che è il 9, un cavallo che vince il derby, sai, correre in batteria con il numero in seconda fila, qualche dubbio poteva sorgere, però lui è veramente un cavallo vero, è una macchina da corsa. La seconda prova vedeva il successo del più affamato di Vendetta, sconfitto malamente nel nastro azzurro quando tutti pensavano di avere già in tasca il successo. Call Me De Bris, allievo di Philippe Allaire e affidato come sempre alle mani di Andrea Guzzinati. Sul podio salivano anche Capital Mail e Corazon Bar. Stacca Call Me De Bris, che ha letteralmente scherzato, viene a vincere easy nei confronti di Capital Mail. Partito bene, Philippe oggi ha provato a cambiare qualcosa, l'ha lasciato senza maschera, l'ha lavorato sparocchiato, gli era piaciuto e ci teneva a provare, perché secondo lui adesso il cavallo è migliorato molto e quindi era più reattivo, diciamo, sparocchiato. È partito benissimo e in arrivo, quando è stato il momento che l'ho chiamato, ha staccato facile, insomma sono molto molto soddisfatto. Dopo la scelta dei numeri si arrivava così alla finale, dove con uno scatto velocissimo e determinato di quelli che non lasciano spazio, Call Me De Bris, pupillo di Maurizio Grosso, assumeva in un amen il comando, dominando così la corsa. A centropista Charmant de Zac, Call Me De Bris in vantaggio. Call Me De Bris, la vince Andrea nei primi 150 e gestendo nel migliore dei modi. Ovviamente il derby siamo rimasti tutti male, è normale. Il giorno dopo però il cavallo è rientrato a Torino e ho parlato con Filippo, ho detto guarda, il cavallo è l'unico ancora di buon umore, perché ovviamente non aveva capito bene cosa era successo. Eravamo tutti un po' in depressione e lui aveva preso benissimo la corsa. Dopo, quando è tornato in Francia, Philippe l'ha lavorato, ovviamente c'era da decidere così. Dopo una settimana mi ha chiamato e ha detto no, guarda, prepariamo il Mangelli, perché il cavallo mi sembra super. Poi, come ti ho detto prima, ha voluto provare, aveva già lavorato a Cabourg, mi ha detto, e poi ha rilavorato senza la cuffia, che lui è convinto. Ovviamente a Roma abbiamo fatto uno strappo violento i penultimi 400 metri,
e poi quando sbaglia Corazon che è rimasto da solo, secondo me lì ha inciso parecchio, insomma, e sparocchiato, lui l'ha trovato meglio, il cavallo prima aveva bisogno, adesso è migliorato anche caratterialmente, ha detto sono convinto che a me piace molto così, lo provi e sgambi, se ti piace corriamo così. E come sempre, cioè un grande allenatore, cioè proprio aveva ragione, il cavallo oggi ha fatto tutto quello che gli ho chiesto. Allora, sì, per lui è un grandissimo onore aver vinto qui l'Orsi Mangelli a Torino con tutta la famiglia Guzzinati, poi è rimasto stupito delle batterie che erano intitolate ai due fratelli Guzzinati. Abbiamo perso il derby, è colpa sua perché non gli ha voluto togliere i tappi, però adesso è un cavallo diverso e lo ha dimostrato. E lui è felice perché aveva vinto l'Orsi Mangelli a Milano nel 2015, ma con un cavallo francese, Charles de Noyer. Vincerlo con un cavallo italiano è un'emozione a Torino poi, che è casa sua, ancora più grande. Grande festa per tutta l'ippica torinese, che vedeva ai primi tre posti tre cavalli nati in Piemonte, con al secondo scalino del podio il generosissimo Chucky Rock, guidato sempre al massimo dal suo proprietario e dall'allevatore Filippo Rocca. Terzo, ma senza nessun rammarico, Charmant de Zac, pronto già per la prossima sfida. Da segnalare anche l'ottimo quarto posto per Carame Club, che con Santino Mollo rendevano ancora più piemontese questa edizione. A proposito di femmine, anche Alessandro Gocciadoro portava alla vittoria nel Mangelli Filli Clarissa, dopo il passo falso nelle Oaks. Gran peccato l'errore ad inizio retta della battistrada Cash Bank Bigi, che avrebbe certamente lottato con la compagna di allenamento. Sono contentissima, ha fatto una corsa veramente veramente bella, anche se ovviamente le è venuto un percorso favorevole, però al derby ha avuto un passo falso, però si vedeva che era in grande crescita. A Roma abbiamo corso senza i ferri anteriori e ha sentito un po' la pista, mi diceva Roberto che non ce l'aveva giusta di andatura, quindi a quel punto si è un po' alleggerita e ha sbagliato. L'abbiamo subito controllata e visitata, non aveva nulla a livello fisico, quindi il problema era solo legato, diciamo, all'impostazione di ferratura. Oggi ho corso con due ferri molto leggeri, però che gli riparavano l'unghia, e ha sgambato molto bene, pre-gara, e era bellissima, è partita anche bene. È stata una corsa complicata perché sono rimasto in terza e quarta ruota i primi 500 metri, però mi sono agganciato ancora con un cavallo in rottura fuori dall'ultima curva, lì ho veramente avuto paura, poi la cavalla si è rimessa pian piano, si è riorganizzata e è ripartita, è veramente un'ottima cavalla con tanto motore. La giornata viveva anche due momenti molto particolari e delicati, il primo con la consegna di un ferro del grande campione Varenne all'atleta paraolimpica Carola Semperboni, arrivata dodicesima a Tokyo nella disciplina del paradressage con il suo fedele amico Paul. Una giovane ragazza di 18 anni appena compiuti, nata e cresciuta a pochi passi dall'ippodromo. È una soddisfazione enorme ed è stato un onore per me entrare a far parte di un progetto così enorme che è, diciamo, l'emblema, il sogno di ogni sportivo. È una cosa che auguro un po' a tutti coloro che vivono lo sport, vivono la mia disciplina, ma anche lo sport in generale. È proprio un'esperienza a tutto tondo che va al di là della gara in sé poi. L'altro con la consegna dell'assegno di più di 14.000 euro del progetto Vinovo Trotta con Ugi, Unione Genitori Italiani contro i Tumori Infantili. Una raccolta di beneficenza organizzata dall'ippodromo di Vinovo in favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile di Torino Regina Margherita. A ritirare il simbolico assegno erano presenti la segretaria generale dell'UGI, la dottoressa Marcella Mondini, il direttore esecutivo, dottor Massimo Mondini, e il dottor Francesco Saglio, specializzato in trapianti.
Allora, innanzitutto, a nome del nostro direttore, la professoressa Fagioli, che non ha potuto essere qui, vi porto i nostri ringraziamenti per aver contribuito a questa raccolta di fondi. I tumori infantili sono sicuramente un evento drammatico nella famiglia dei pazienti e nei pazienti stessi. Fortunatamente la prognosi è largamente migliorata negli ultimi anni. Globalmente diciamo che siamo in grado di curare circa l'80% complessivamente dei nostri pazienti che riescono a diventare dei lungo sopravviventi. Tuttavia esistono ancora una fascia di pazienti per i quali purtroppo le cure che abbiamo disponibili non sono soddisfacenti. I fondi che sono stati raccolti con questa iniziativa serviranno proprio a finanziare l'acquisto delle apparecchiature elettromedicali che ci servono per poter svolgere dei trial clinici, delle sperimentazioni per poter portare ad avere ulteriormente un miglioramento della prognosi dei nostri pazienti. A cornice di tutto ciò, la fanfara dei bersaglieri e di Cototi di Nichelino, per un pomeriggio tutto di corsa. Insomma, una grande giornata ippica, piena di emozioni, ricca di eventi, preparata sempre nei minimi dettagli dall'Ippogruppo torinese.